Cristiano. Ne cambio, allora il numero, che numero? 13, no, che uscì. Vabbè, ferma, vediamo chi sono in campo. Uno è l'11, uno è l'11, sono qui. Era il 17 in campo. Alfa! Gentili signori e signori, eccoci nuovamente collegati con lo stadio di Eugenio Tarsitano di Paola per il secondo tempo dell'incontro di calcio fra Paolana e Bocale. Due cambi nel Bocale, a breve vi diremo le sostituzioni. Nessun cambio nelle file della Paolana. Punteggio del primo tempo di 1-1, in vantaggio la Paolana con Provenzano, raggiunto dal gol di Catanzaro al 32esimo. La partita appena iniziata, vediamo il lancio di Caricato. Ancora un fallo, un calciatore della Paolana rimane a terra. Annotiamo Cucinotti con il numero 15 al posto di Astuto nelle file del Bocale. Giocatore della Paolana a terra, dicevamo nessuna sostituzione nelle file della Paolana. Gioco fermo, è Cinello che rimane leggermente infortunato. È accompagnato ai bordi del rettangolo di gioco per le necessarie cure. Il Bocale gioca in 10 uomini per l'espulsione di Bianchi al 44esimo e momentaneamente anche la Paolana è in 10. Per l'uscita di Cinello, retro passaggio e Andreoli che scaraventa direttamente fuori. Rimessa effettuata, pallone sul appena entrato il numero 13 Lentini. Poi pallone che carambola sul corpo del giocatore in maglia gialla. E Andreoli che mette in moto il compagno di squadra. Ristabilita la la parità con l'entrata di Cinello, la Paolana gioca con 11 giocatori, il Bocale gioca con 10 per, come dicevamo, l'espulsione di Bianchi al 44esimo. Tocco di Domanico e
c'è contestazione su questa posizione di fuorigioco di Gentile, mentre parte Leonardi. Si allunga e rinvia Piluso, tocco è quello di Caricato, lancio in avanti in posizione di fuori gioco Catanzaro, segnalata prontamente dall'assistente dell'arbitro, il signor Luca Gatto di Lamezia Terme. 1-1 il punteggio e il lancio è quello di Piluso in avanti. Si gioca prevalentemente a centrocampo, poi il tocco di Perrelli che mette in moto Gentile, entra in area di rigore, poi in tackle scivolato lo va a fermare il difensore della Bocale, si trattava di Quattrone. Tiro d'angolo per la Paolana. Pallone nell'area di rigore, allontana il portiere, poi alimenta l'azione Basile, il lancio di Fabio nell'area di rigore, poi Scilipoti che manda fuori area. Tocco, e l'ultimo tocco è quello del numero 9 Gaetano, con le mani Basile aspetta lo scatto di qualcuno, e rimessa laterale battuta non in modo regolare, dice l'arbitro. Sesto minuto del secondo tempo, 1-1 fra Paolana e Bocale. Gentile e viene toccato sul piede d'appoggio Gentile, non vediamo cartellini gialli in aria, il fallo commesso da Candito. Ancora Paolana con il lancio di Cinello in aria di rigore, e poi c'è la mancata conclusione di Provenzano, e Paolana arrembante si porta in avanti il lancio, quello di Fabio, e c'è Candito che imposta per il Bocale, subito fermato e con molto ritardo il fischio dell'arbitro a comandare il calcio di punizione per il Bocale, già battuto. Colpo di testa a ritroso di Basile verso Andreoli, lascia Perrelli l'incarico dell'impostazione del gioco. Gentile, scatto sulla sinistra per Mandarini, poi Basile se ne va sulla faccia, fermato, colpo di tacco elegante. Ancora un'azione di Perrelli che allarga sulla destra. Ancora Perrelli con il pallone, mentre si fa vedere, riceve Domanico, da questi a Basile, serie di finte, poi fermato Basile dall'intervento di Scilipoti. A terra ancora una volta Gentile, questa volta fermato da Gaetano. Calcio di punizione per la compagine del presidente Enrico Gaetano. Sul pallone si porta Perrelli, osserva la collocazione dei compagni schierati dentro e fuori l'area di rigore del Bocale. Breve rincorsa di Perrelli mentre strattonano nell'area di rigore i giocatori, parte ancora e c'è la mancata, il mancato tocco di Gentile. Avanza Catanzaro,
e c'è l'intervento poi della difesa della Paolana, nella fattispecie di Quattrone, e chiedo scusa, di Basile. Ancora un tocco, quello di Gaetano, e Paolana che parte con Gentile, si ferma, aspetta lo scatto di qualcuno, 1-2 con Mandarini, e solito tecle scivolato il numero 15 Cucinotti, che va a fermare la corsa delle giocatori della Paolana. Basile con le mani aumenta il ritmo della partita, aumenta i tempi la Paolana. Saviano, Mandarini, se ne va sulla fascia sinistra Mandarini, poi c'è l'intervento dell'arbitro che assegna il calcio di punizione al Bocale. Calcio di punizione per il Bocale, se ne incarica Leonardi. Tocco di Fabio, di testa prolunga la traiettoria del pallone Mandarini, poi il tocco di Cucinotti. Cucinotti è entrato al posto di Astuto ad inizio del secondo tempo. Gentile ancora per Basile, e poi l'intervento di Scilipoti che ferma la corsa del giocatore di mister Angelo Andreoli, guadagnando il tiro d'angolo. Tiro d'angolo per la Paolana che cade all'11° del secondo tempo. Aspetta il pallone Gentile, poi Cinello che manda in aria. C'è il nuovo angolo, dice l'arbitro, no, di questo avviso non è l'assistente che indica fondo campo per la ripresa del gioco. Mentre respinge caricato il pallone in avanti, annotiamo l'uscita di Pannuti e l'entrata del numero 13 Lentini nel Bocale. Ancora Paolana che si propone in avanti e viene fermato Mandarini. Rimessa laterale per la Paola. Raccoglie fuori aria Perrelli, poi affida a Piluso. Tocco di Saviano e pallone in fallo laterale, rimessa per la Paolana. Piluso con le mani. Alla meglio la difesa del Bocale, gestisce il pallone Fabio e poi affida a Bertini. Tocco in area di rigore per lo scatto di Mandarini e Cucinotti che si rifugia in angolo. Ennesimo tiro d'angolo per la Paolana. Si avvicina anche Gentile, questa volta lo scambio avviene.
fra Cinello e Gentile, pallone fuori aria con molta astuzia. Il Bocale cerca di tamponare le ruote offensive della Paolana e questa volta il portiere che manda il pallone sopra la traversa. Paolana vigilissima al secondo gol, mentre l'arbitro interviene nell'area di rigore per raccomandare, pensiamo, più correttezza, specialmente sui tiri d'angolo. Pallone nell'area di rigore, Mandarini, pallone che sorvola l'intera area piccola di porta. Leonardi che affida a Scilipoti il compito dell'impostazione del gioco. Lo scatto è quello di Cosimo Saviano, fermato in modo elegante da Fabio Piluso. Chiede il pallone e lo ottiene Bertini, da questi a Domanico. Ancora un pallone affidato al numero 4 Bertini. Ancora uno scambio e pallone ancora su Bertini. Lancio in area di rigore, poi allunga il pallone Cucinotti. Domanico. 15 minuti del secondo tempo e Paolana che spinge sull'acceleratore, la segnalazione dell'assistente dell'arbitro per un presunto fuorigioco nell'area di rigore. Pallone affidato a Caricati che poi volutamente lo manda fuori per consentire le cure al giocatore della Paolana rimasto a terra. Richiama l'attenzione dei sanitari l'arbitro. 1-1 il punteggio fra Paolana e Bocale. Prossima trasferta per la Paolana sul difficile campo del Roccella e poi l'attesa partita in casa contro la capolista gioiese, mentre un cambio nelle file della Paolana, pronto ad entrare Sarpa con il numero 14. Andrea! Fuori Provenzano, dentro Sarpa. Sarpa con il numero 14 al posto di Provenzano. Dicevamo ad inizio di telecronaca le precarie condizioni dell'attaccante di Mister Andreoli, appunto Provenzano. Incerto fino all'ultimo la sua presenza in questa partita e questa volta è stato costretto Mister Andreoli a sostituirlo con Sarpa, mentre il punteggio rimane sull'1-1. Un altro cambio nelle file del Bocale, pronta ad entrare in campo Crisalli con il numero 16. Vediamo al posto di chi. Esce il numero 8 Candido, al suo posto Crisalli.
Crisalli con il numero 16 al posto di Candido. Praticamente cambia poco, in quanto Crisalli è un altro centrocampista al pari di Candido. Rimessa per la Paolana, ventesimo del secondo tempo. Occasione per il Bocale che non sfrutta l'indecisione di Fabio, mentre rimane a terra il portiere. Richiama l'attenzione dei sanitari, l'arbitro, speriamo no, naturalmente nulla di grave. Gioco fermo per consentire le cure al portiere, anzi si tratta del numero 10 del Bocale, che si era spinto in avanti cercando di sfruttare l'indecisione fra Andreoli e Fabio. Riprende il gioco e la restituzione giustamente del pallone alla Paolana da parte di Catanzaro. Gentile Mandarini che manda dalla parte opposta. Ancora un'azione della Paolana, subito il traversone, pallone fra le braccia del portiere. Di testa ci arriva Fabio. Riparte questa volta Sarpa. Ancora Sarpa in possesso di palla. Cinello. Solito lancio di Cinello, pallone ritroso e capisce le intenzioni l'estremo difensore andando a bloccare facilmente. Leonardi. Prolunga di testa Saviano. Fabio. Basile. Gentile. Finisce a terra Gentile, non c'è fallo. Poi Domanico. Di testa Fabio. Piluso. Bertini, tocco di Perrelli, intervento dell'arbitro, calcio di punizione per la Paolana, si incarica Perrelli, calcio di punizione già battuto, pallone su Filippotti che lo scaraventa lontano. Fabio, retropassaggio per il portiere. Basile. Ancora Perrelli. Avanza Fabio. Pallone troppo in avanti. Leonardi con le mani verso Caricato, da questa a Gaetano. Ancora
un tocco all'indietro di Catanzaro, ancora caricato di testa Sarpa. Gioco di gambe del numero 7 Catanzaro, che poi finisce a terra insieme a Perrelli. Si alzano i due, si abbracciano, nulla di grave fortunatamente. Basile e Fabio. Da questi è Bertini che avanza sull'out di destra, Piluso, Cinello, solito lancio di Cinello e solita presa del portiere Leonardi. 25esimo del secondo tempo, 1-1 tra Paolana e Bocale. Sarpa, Perrelli, lancio profondo di Perrelli per Mandarini, lancio di Mandarini e poi c'è Cucinotti che si rifugia in angolo. Dalla bandierina Gentile, tocco e pallone su Gentile, pallone nell'aria, ancora un'azione dall'avanti, ancora c'è la, il colpo di testa di Gentile con la segnalazione del fuorigioco dello stesso attaccante di mister Andrioli. Pallone che supera il centro campo. Pallone affidato a Andrioli. Basile. Sarpa, entrato al posto di Provenzano. Rimessa per la Paolana. Gaetano che cerca di allontanare il pallone, poi caricato che si dice in avanti. Ancora un'azione della Paolana, solito lancio, c'è la spinta, questa volta vistosa la spinta ai danni di Gentile. Anzi, si trattava del numero 10 Domanico, spostato irregolarmente in area di rigore, questa volta Domanico. Scilipoti, pallone direttamente fuori, Sarpa, Perrelli con le mani, Gentile, non filtra il pallone di Gentile, tocca quello di Piluso che alimenta l'azione, Cinello, altro lancio di Cinello, pallone su Gentile, la conclusione e pallone che lambisce il palo alla sinistra di Leonardi. Buona ma sfortunata la conclusione di Gentile. ...29 minuti di gioco fino a questo momento, 1-1 fra Paolana e Bocale.
ma Paolana vicinissima al gol del vantaggio. Gentile allontana Scilipoti, poi Sarpa, Perrelli, ancora Perrelli che riceve da Fabio, sventola la posizione di fuori gioco l'assistente dell'arbitro. Certo è che il punto di riferimento, che era appunto Provenzano, manca nella parte avanzata del campo da parte della Paolana. Pallone che finisce fuori. Abbiamo fatto un conto. Mette in azione Sarpa il compagno di squadra Piduso. Ancora Perrelli cerca una combinazione, Perrelli con questo lancio nell'area di rigore, pallone direttamente fuori. Pallone che riceve Bertini. Paolana ancora in avanti, preziosismo di Fabio, pallone ancora nell'area di rigore, arrembaggio della Paolana, e c'è il calcio di punizione per la spinta data dal numero 9 Gaetano. Ne scaturisce il calcio di punizione per la Paolana. Perrelli allontana Caricato, poi Sarpa, pallone buono, e poi l'assistente dell'arbitro con molto ritardo segnala il fuorigioco. Sarpa, Gentile, ancora Sarpa, e poi il passaggio ancora Paolana, che mette in seria apprensione la retrovia del Bocale. Perrelli, Sarpa, ancora Gentile, sfugge il pallone a Gentile con il giocatore del Bocale rimasto a terra. Interviene l'arbitro, si rialza lentamente Saviano, è rivolto, fa il volo, va. ...32 minuti di gioco del secondo tempo, sempre 1-1 fra Paolana e Bocale, quando Caricato manda lontano Sarpa. Recupera un buon pallone Sarpa dopo averlo perso. Fabio cambia gioco a beneficio di Perrelli. Basile, pallone messo a centro aria, poi c'è qualche spinta su Domanico. Gentile, alleggerimento su Perrelli, da questi a Franco, ancora Perrelli, pallone in mezzo per lo scatto di Cinello. Praticamente si gioca in una sola porta, quella del Bocale. La
34esimo del secondo tempo, Paolade che spinge notevolmente sull'acceleratore, questa volta è Cirello che viene fermato, poi pallone che gestisce Crisalli. Fermato il giocatore del Bocale, Piruso che alimenta l'azione, e Perrelli. Per il tiro di Piruso. Senza fretta Leonardi, pallone a campanile, quello gestito da Bertini, Piruso, Fabio, allarga, allarga, Zappa. Piruso all'indietro per Basile, Bertini, Fabio, e c'è il calcio di punizione. Calcio di punizione sul fallo, per fallo su Fabio. Calcio di punizione interessante per la Paolana. 2-3 metri fuori l'area di rigore, parlottano Domanico insieme a Perrelli, poco distante anche Bertini, mentre si va a schierare la barriera a protezione dell'estremo difensore del Bocale Leonardi. Conclusione di Bertini fuori. Nulla di fatto, il punteggio rimane sull'1-1. Il Bocale gioca in 10. Parte Leonardi. Testa ci arriva Saviano, allarga, vai, pallone gestito non in modo perfetto, questo naturalmente con maestria il portiere non ha nessuna fretta. Di testa ancora Saviano, mentre avanza Catanzaro. Ottimo rinvio. Si rifugia in fallo laterale la retrovia della Paolana. Ciccio! Scilipoti che recupera il pallone per la rimessa con le mani. Rimessa battuta non in modo regolare, viene ammonito il numero 2 del Bocale, Scilipoti. Scilipoti è un altro under, anno di nascita 94. Gentile, palla di Cucinotti su Gentile, questa volta brutto fallo di Cucinotti assassino su Gentile, che rimane
Arbitro Salumiere, l'arbitro! Eriville, tu! Mentre va a redarguire la panchina della Paolana. Parte la Paolana con Bertini, poi Fabio, da questi a Cinello, che lascia sfilare il pallone in fallo laterale. Ancora Cinello che rimette nell'aria, poi l'intervento di Catanzaro che manda fuori. Calma! Recupera il pallone Basile. Paolana che si spinge in avanti alla ricerca del gol della vittoria. Fabio, tocco le gambe di Bertini. Cinello, solito traversone di Cinello, poi caricato che manda fuori. Pallone tenuto in campo da Piduso. Lancio profondo e pallone verso Andreoli. Cinello. Retro passaggio ancora, un pallone dato in avanti, recuperato da Perrelli. Pallone che finisce fuori e richiamata anche la panchina del Bocale. Rimessa per la Paolana, Gentile. E spreca l'occasione per riportarsi in vantaggio Gentile tra le proteste, mentre il gioco prosegue l'arbitro è stato interrotto, c'è la reazione di Cucinotti, veemente la reazione di Cucinotti. E naturalmente la reazione di Cucinotti meritava un altro colore del cartellino. A terra il giocatore della Paolana, Pomanico. E Paolana che guadagna la rimessa con le mani, 41 minuti di gioco, 4 al termine più recupero, mentre l'arbitro finalmente si accorge che un giocatore della Paolana è rimasto a terra, si accerta delle sue condizioni, poi fa riprendere il gioco. Traversone e c'è il colpo di testa di Mandarini, forse troppo telefonato questo colpo di testa di Mandarini per sorprendere e impensierire Leonardi. Poi Crisalli che cerca di andarsene sulla fascia di sinistra, aspettato da Sarpa, lo ferma. Perrelli e Fabio, mentre tocca Bertini, tocco forse involontario di Mandarini. Lo fa apposta.
Mette giù il pallone Leonardi di testa Terrelli. Con le mani Scilipoti. Rimessa per il vocale, indica l'assistente dell'arbitro. Di questo avviso non si trova l'arbitro. Bertini. Troppo profondo il traversone per Cinello. Indica il recupero in 4 minuti l'arbitro. Bertini. Cinello. Calcio di punizione per la Paolana. Calcio di punizione per la Paolana, dicevamo, allo scadere del tempo regolamentare. Tre giocatori in barriera. Breve rincorsa di Gentile. Parte Gentile, c'è il tocco di Cucinotti. Domanico con le mani. Ancora un suggerimento di Sarpa. Ancora un pallone suggerito da Bertini. A terra Catanzaro. Pallone che si avvia lentamente a fondo campo, mentre il giocatore del vocale ritorna in piedi. Si tratta di Catanzaro. Basile. Fabio. Cinello. Tiro per la Paolana dalla bandierina. Cinello. Parte Cinello, di rigore in due tempi. Leonardi. Leonardi che manda lontano. Tocco di Mandarini. Avanza Sarpa. Cinello. Traversone di Cinello è caricato, non anda fuori aria. Perrelli. Poi allontana anche Gaetano. Raccoglie Bertini. Gentile. Sfugge il pallone a Gentile.
lancio e pallone che finisce innocuo fra le braccia di Andreoli. Cerca di sorprendere Gaetano, l'estremo della Paolana, inutilmente, e su questa azione c'è il triplice fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi con il punteggio finale di 1-1. In rete la Paolana al 29esimo con Provenzano, raggiunto da Catanzaro al 32esimo. È stata un'occasione sprecata per la Paolana per guadagnare qualche punto prezioso. Un ringraziamento allo staff di quest'oggi, alle riprese di LAN Produzione di Adriano Noce, con l'aiuto di Federico Scerra, la regia di Alessandro De Cesare e la presenza preziosa di Francesco Francella. Tutto questo su Azzurra TV, il gruppo che è gestito da Teleradio Immagine. Dallo stadio Eugenio Tarsitano è proprio tutto. La voce che arriva è quella di Germano Calvano, che vi ringrazia per il gentile ascolto e vi dà appuntamento alla prossima occasione.